dunque uno contro uno, la sfida, e dunque qua subentra tutto, qua c'è il rugby, no? E c'è anche forse la sconfitta del nostro calcio, no? Informandomi un po' come funzionano gli altri sport, se vedete, nell'uno contro uno abbiamo grossa difficoltà, tutti, no? Passaggi, e nessuno che sfida. Io vado a vedere anche i giovani, seguo tanti club e vedo tanti passaggi. Siamo migliorati un po' sul passaggio, ma sulla sfida. È una forma culturale, si può lavorare questa sfida, è una forma mentis. Si può lavorare e bene questa sfida. Questo è un corso che dura un'ora e mezza, noi faremo un'ora e un quarto, ma andiamo a vedere cose dinamiche, faremo anche degli esercizi qua, fisicamente, andiamo a vedere. E c'è una progressione che parte dalla parte bassa, cioè come usare i piedi, come usare le gambe, alla parte centrale, come tenere il pallone, il core, e alla parte alta, come usare le braccia, le mani. Dunque le tre cose bisogna imparare a usarle. E dunque avere la capacità tecnica di farlo bene e la capacità pratica di contestualizzarlo là sul campo, ad alta velocità. Il grande problema, il grande enorme problema è questo, vieni Alessandro. Noi abbiamo gente, vedete per favore, no? Che sfida, ok? Sono qua, faccio la sfida e la mia uscita della sfida è qua. La grande capacità, e allora cominciamo a lavorare in una maniera diversa. Dunque, uso dei piedi. Come ci sono, ok? Ok? Ok, non toccare il pallone adesso, toccare il pallone.